un nome che evoca ferocia e definisce la parola predatore, lo Smilodon, la tigre dai denti a sciabola. Un felino enorme, specializzato nell'uccidere grandi animali. Una potenza incredibile, dotata di canini lunghi 18 centimetri, affilati come coltelli. Questa creatura mostruosa ha dominato per quasi 2 milioni di anni le Americhe primitive. Era un predatore infallibile, finché non si estinse all'improvviso, un vero mistero. Oggi, grazie alla scienza e a una tecnologia informatica all'avanguardia, torneremo indietro di 100 secoli e riporteremo in vita questa creatura formidabile. Cosa cacciava? Come dilaniava le sue vittime con quei denti enormi? E poi, cosa ha portato questo killer preistorico all'estinzione? Il leone africano, uno dei predatori più letali di oggi. Può raggiungere i 2,70 m di lunghezza e i 180 kg di peso. Domina le savane e ben merita il nome di re degli animali. Ma per quanto faccia paura, il leone impallidirebbe di fronte al suo antenato preistorico, lo Smilodon, la tigre dai denti a sciabola. Con una stazza imponente, lo Smilodon poteva pesare fino a 340 kg, quasi il doppio del più grande leone maschio, ed era provvisto di armi davvero letali. 10.000 anni fa, quando i cacciatori umani cominciavano a colonizzare il Nord America, questi carnivori si aggiravano per il continente. Erano i super predatori del Pleistocene. Uno strato di ghiaccio spesso 300 metri ricopriva l'estremo nord, mentre gran parte del resto del territorio americano era molto rigoglioso. Il paesaggio brulicava di bizzarre bestie giganti, enormi mammut, bradipi terricoli giganti e antichi bisonti. Tutti impegnati nella costante battaglia per la sopravvivenza contro alcuni dei killer più letali mai visti sulla faccia della Terra. L'orso dalla faccia corta, alto dai 3 ai 4 metri, il più grande orso mai esistito. Il selvaggio Canis dirus, il cane gigante dell'epoca, in grado di cacciare prede più grandi in branchi da 30 o più esemplari. L'enorme leone americano. E infine, il cacciatore più letale di tutti, lo Smilodon. Immaginate un animale dai muscoli d'acciaio munito di due zanne simili a coltelli da bistecca, usati con precisione per cacciare. I denti a sciabola erano progettati per uccidere. Questo audace felino attaccava ogni tipo di preda, perfino il mammut. Non c'è dubbio, la tigre dai denti a sciabola era in cima alla catena alimentare. Era il predatore più pericoloso, probabilmente l'unico animale in grado di uccidere un orso dalla faccia corta. Per 2 milioni di anni questo predatore ha dominato le Americhe. Poi, circa 10.000 anni fa, si estinse all'improvviso. Oggi, quel che resta di questa creatura straordinaria sono ossa e denti emblematici. Ma c'è ancora molto da scoprire sullo Smilodon. Praticamente tutto quello che sappiamo su questi animali ci arriva da un improbabile sito per una miniera d'oro fossile, la Miracle Mile a Los Angeles. Vicino a una delle strade più trafficate del centro, gli scienziati riportano continuamente alla luce la fauna preistorica americana. Le pozze di catrame e di labrea sono una serie di laghi e pozze dall'aspetto tossico. Qui il catrame o asfalto risale in superficie, creando uno dei luoghi migliori al mondo per ritrovare le ossa delle tigri dai denti a sciabola e di altri predatori preistorici.
14.000 anni fa, nonostante il clima più freddo, la vegetazione e il paesaggio della California meridionale erano simili a quelli di oggi. Le pozze di catrame erano una caratteristica naturale del paesaggio, ma anche trappole mortali tra le più pericolose per molti animali. D'estate il catrame fuso fuoriusciva da centinaia di metri nel sottosuolo, formando delle pozze appiccicose. Le pozze erano ricoperte da foglie e altri detriti, così le sventurate creature che si aggiravano nella zona rimanevano incollate come su un gigantesco pezzo di carta per mosche. I predatori, come la tigre dai denti a sciabola, attirati da un apparente pasto facile, finivano per ritrovarsi come le loro prede, impantanati nel catrame. Così a morire erano sia preda che predatore, intrappolati nell'asfalto che li avrebbe preservati per sempre. Dall'inizio degli scavi alla Brea, circa 100 anni fa, è stato recuperato oltre 1 milione di ossa, migliaia delle quali appartenenti allo Smilodon, costituendo una delle più grandi e migliori collezioni al mondo di ossa di tigre dai denti a sciabola. Il catrame non è solo una trappola mortale, è anche un conservante eccezionale. Le ossa che fa riemergere sembrano appartenere ad animali morti appena qualche anno fa. Questo è un frammento di osso iliaco di uno Smilodon. Qui sotto possiamo vedere l'articolazione del ginocchio. E in quest'angolo c'è un bellissimo cranio. Se guardate attentamente, potete vedere l'orbita di un altro esemplare. I fossili sono un reperto incredibile, grazie ai quali gli scienziati cercano di rimettere insieme un quadro della storia naturale di questi felini mostruosi. Ai nostri occhi moderni appare come una strana creatura. Un felino feroce, che per molti aspetti può non essere considerato un felino. Nonostante la parentela con i felini moderni, la tigre dai denti a sciabola non somigliava certo a un gattino. Non c'era proprio niente di tenero nello Smilodon. Il nome stesso significa letali denti a coltello, ma lo scopo preciso di queste zanne affilate è ancora un mistero. Sebbene molte delle sue ossa siano state ritrovate in California, lo Smilodon viveva sia nel Nord che nel Sud America. Altri carnivori dell'era glaciale, come l'orso dalla faccia corta e il Canis dirus, sono strettamente imparentati con gli orsi e i lupi moderni. Invece oggi non esistono dei veri discendenti o parenti della tigre dai denti a sciabola. Lo Smilodon spesso viene paragonato al leone moderno. Era più o meno delle stesse dimensioni, ma con una costituzione molto diversa. Provate ad immaginare un leone sotto steroidi. Era un animale estremamente potente. Nulla a che vedere con i muscoli di Schwarzenegger. Lo Smilodon era grande più o meno come un leone, ma non vi somigliava affatto. La proporzione del corpo, l'andatura e il comportamento erano più simili a quelli di un orso nero che di un leone. Aveva zampe anteriori enormi, un petto smisurato e zampe posteriori relativamente corte e robuste ed enormi artigli a uncino. Anche i muscoli del collo erano molto più grandi di quelli di un felino moderno. Lo Smilodon quindi aveva un morso brutale. Poteva affrontare corpo a corpo grossi animali pericolosi e poteva abbatterli. Gli scienziati possono ricostruire la corporatura dello Smilodon dai fossili, ma scoprire com'erano la pelle e la pelliccia è molto più difficile. Considerando i felini moderni, il manto poteva avere diverse macchie, in grado di garantire allo Smilodon la migliore mimetizzazione possibile per cacciare nel suo ambiente. Ma è molto improbabile che avesse le strisce simili a quelle di una tigre moderna. Se questi animali avevano un disegno sulla pelliccia, è più probabile che fossero macchie. Le strisce non si adattano al tipo di habitat che c'era qui, a Rancho La Brea. Un'occhiata veloce allo scheletro dello Smilodon rivela altri indizi interessanti su come viveva.
La coda corta indica che non era un gran corridore. I felini moderni, anche quelli grossi come i leoni, usano le lunghe code per mantenere l'equilibrio ed essere agili negli inseguimenti ad alta velocità. Lo Smilodon non aveva quella capacità a causa della coda corta. È evidente che si comportava in maniera completamente diversa dai felini moderni. Se lo Smilodon non cacciava le prede veloci, sicuramente puntava ad animali più grossi e lenti. Si nascondeva per avvicinarsi e poi lanciava un attacco letale a corto raggio. E le ossa lo confermano. La tigre dai denti a sciabola aveva zampe anteriori più grandi del normale con enormi artigli che gli scienziati ritengono fossero fatti apposta per afferrare prede extra large. Era un lottatore, non un velocista. Era un predatore che agiva in agguato, con zampe molto corte e piedi piatti. Era progettato per tenere bene la presa sulla preda, afferrarla e tenerla immobile mentre la mordeva. Questo è molto importante, perché tutta l'anatomia è progettata per questo. Durante il Pleistocene, il Nord America pullulava di grossi erbivori. C'era una gran quantità di cibo disponibile per qualunque predatore preistorico in grado di procurarselo. Ed è probabile che lo Smilodon si sia evoluto per cacciare proprio questo tipo di animali. Senza delle tecniche perfezionate, l'istinto da predatore e la forza bruta non sarebbero bastati per uccidere questi esemplari così grandi. Per questo lo Smilodon elaborò una nuova strategia d'attacco, una strategia di branco. Nell'America dell'era glaciale c'era cibo in abbondanza per un carnivoro feroce come uno Smilodon. C'erano bisonti, cavalli e cammelli, e perfino bradipi terricoli giganti e mammut che potevano finire sul menù. Ma a meno che le tigri dai denti a sciabola non cacciassero in branco, questi enormi animali erano avversari formidabili, quasi imbattibili. I grandi felini moderni, come le tigri, sono per la maggior parte animali solitari e cacciano da soli. Solo i leoni, che vivono in branco, collaborano nella caccia per abbattere animali molto più grandi. Non c'è modo di provare se anche lo Smilodon cacciasse in branco. Ma si possono trovare degli indizi nella collezione di ossa di La Brea. Qui sono stati recuperati i resti fossili di 25.000 esemplari di tigri dai denti a sciabola. Di solito ci sono molti più erbivori rispetto agli animali che possono mangiarli. Alla Brea, invece, i predatori superano di numero le prede in un rapporto di circa 10 a 1, esattamente il contrario di quanto ci si aspetterebbe. E spesso gli scheletri di molti Smilodon si ritrovano in mezzo a quelli di un solo grosso erbivoro. Alcuni scienziati ritengono sia la prova che si trattava di animali sociali. Suppongono che un gruppo di Smilodon, attirato dal pasto facile di un bisonte intrappolato, si sia ritrovato a sua volta bloccato nelle pozze di catrame. È possibile che le tigri dai denti a sciabola vivessero in gruppi sociali o branchi come i leoni moderni. Un branco di leoni è una congregazione di femmine. Di solito ci sono dalle 4 alle 20 femmine che vivono con 2 o 3 maschi. Le femmine si occupano della maggior parte della caccia, spesso in gruppo. Cacciando insieme possono puntare a una preda più grossa, e una preda più grossa significa più cibo. Un altro potenziale vantaggio della vita di gruppo è che ogni membro del branco ferito o troppo debole per cacciare può nutrirsi delle prede uccise dal resto del gruppo. E fra i resti delle tigri dai denti a sciabola alla Brea, il paleontologo Chris Shaw trova le prove che questi felini sopravvivevano a terribili infortuni che avrebbero impedito loro di cacciare. Qui abbiamo la parte destra del bacino di una tigre dai denti a sciabola. Riteniamo provenga da un individuo con una normale conformazione ossea. D'altra parte appartiene a un felino con un bacino gravemente fratturato. E non c'era solo la frattura. La massa muscolare attorno era lacerata e presentava una brutta infezione. Eppure questo animale è sopravvissuto per mesi, se non anni, in queste condizioni.
Shaw ritiene che ferite come queste avrebbero ucciso un animale che viveva da solo. Il fatto che le ossa siano guarite significa che è stato aiutato all'interno di un gruppo di Smilodon. Shaw crede che molti animali collaboravano e si occupavano dei membri feriti del gruppo, consentendo loro di nutrirsi delle prede e del branco e proteggendoli dagli altri predatori. Non sappiamo se possiamo definirlo un branco. È una definizione opinabile. Io preferisco chiamarlo un gruppo sociale di qualche genere. Secondo altri, però, l'idea di Smilodon, che si occupano di un membro ferito di un gruppo sociale, è alquanto inverosimile. È più probabile che mangiassero un membro ferito. Non credo che lo Smilodon avrebbe tratto qualche vantaggio dal vivere in branco o dall'essere molto sociale. L'interazione sociale, infatti, è molto rara nei carnivori in generale. È più una cosa che farebbero i canidi o simili. Non è una cosa da felini. Non c'è ragione di presumere che le tigri dai denti a sciabola si comportassero come i felini moderni. Forse cacciavano e vivevano come i lupi moderni. In un branco di lupi vivono insieme all'incirca lo stesso numero di maschi e femmine che presentano fra loro differenze fisiche minime. È probabile che lo Smilodon avesse una struttura sociale più simile ai lupi, con coppie monogame che duravano molto a lungo. Fra i leoni i sessi sono molto diversi. I maschi sono molto più grossi, con canini più grandi delle femmine e in più hanno la criniera. Ma le differenze non hanno nulla a che vedere con la caccia. Sono soprattutto le femmine a procurare il cibo. I leoni maschi sono più grossi e meglio armati perché devono combattere per proteggere il branco e sottomettere altri branchi. Negli Smilodon, invece, i due sessi erano grandi, uguali e dotati degli stessi denti assassini. Non mi sembrano simili ai leoni, perché in un branco i maschi dovevano allontanarsi e combattere altri maschi per sottomettere gli altri branchi. E se così facevano, sarebbe stato un vantaggio essere più grossi, con denti più grossi e altre armi, cosa che non vediamo negli Smilodon. Il fatto che i due sessi fossero dotati degli stessi canini giganti esclude l'idea secondo la quale le lunghe zanne potessero essere un qualche ornamento maschile per attrarre le femmine, l'equivalente felino delle corna di cervo. Questi canini extra large probabilmente non erano altro che quello che sembrano, strumenti speciali per uccidere. E sembra che alla natura piaccia questa caratteristica particolare. Lo Smilodon era solo una delle diverse specie di predatori dai denti a sciabola che un tempo dominavano il pianeta. Senza dubbio, stiamo parlando di un grosso felino che ha dominato il mondo fino a non molto tempo fa. Anche se i felini moderni non hanno denti a sciabola, fra i mammiferi antichi si sono evoluti e poi sono scomparsi almeno 4 volte. Il paleontologo Paul Matthews ritiene che questi denti lunghissimi si siano evoluti per consentire al felino di infilzare la pelle spessa dei grossi erbivori. Matthews ha testato il DNA dell'Omoterio, cugino dello Smilodon, trovato a Beringia, la zona dello Yukon, fra Alaska e Canada, attraverso la quale gli uomini arrivarono nelle Americhe oltre 12.000 anni fa. E ha scoperto che l'Omoterio mangiava quasi esclusivamente mammut. Cominciamo ad avere prove sufficienti per affermare che la morfologia dei denti a sciabola, evolutasi un certo numero di volte nella storia, serve ad infilzare prede dalla pelle spessa. Con i canini lunghi il doppio di quelli dell'Omoterio e un corpo molto più muscoloso, forse lo Smilodon non attaccava soltanto i mammut giovani, ma anche quelli adulti. E che cacciasse da solo o in gruppo, pare che il dente a sciabola fosse progettato per abbattere tutte le grosse prede viventi all'epoca. Era specializzato nell'uccidere animali grandi, animali più grandi di lui. Probabilmente era il mammifero più specializzato mai evolutosi, in rapporto al tipo di preda che cacciava. Come i grossi felini moderni, la tigre dai denti a sciabola era carnivora. Preferiva mangiare solo carne fresca. E tanta.
Non dobbiamo impegnarci troppo per capire cosa mangiassero questi felini. Gli Smilodon di La Brea ci indicano chiaramente cosa c'era nel loro menù. Le ossa sono così ben preservate dal catrame che molte proteine presenti al momento della morte dell'animale si sono conservate. E in quelle proteine ci sono le prove di cosa cacciavano le tigri dai denti a sciabola. All'Università della California a Santa Cruz, Kina Fox Dobbs ricorre alle analisi degli isotopi stabili per studiare la dieta degli animali preistorici. Siamo in grado di affermare che lo Smilodon preferiva animali erbivori. I test hanno dimostrato che gli Smilodon del Rancho La Brea mangiavano soprattutto erbivori comuni come cavalli e bisonti, ma anche alcuni davvero mostruosi come i bradipi terricoli e i mammut. Un bisonte preistorico del peso di quasi una tonnellata era certamente un degno avversario. Ma i leoni moderni non hanno bisogno di canini eccessivamente lunghi per uccidere prede grosse come il bufalo nero o le zebre. Perciò la domanda rimane: perché gli Smilodon avevano denti così grossi? Per rispondere e cercare di capire esattamente come questi animali utilizzassero le loro zanne, il dottor Stephen Rowe, dell'Università del Nuovo Galles del Sud in Australia, ha costruito un dente a sciabola virtuale. Una macchina digitale che morde in grado di simulare gli stress e gli sforzi su un cranio di dente a sciabola. Ha effettuato una tomografia computerizzata di un cranio di Smilodon, in seguito ricostruito digitalmente, fino alla minima differenza nella densità delle ossa e nella struttura dei denti. Sono stati attaccati dei muscoli nei punti giusti per simulare nella maniera più accurata la precisa azione del morso e la potenza di una tigre dai denti a sciabola. Da questi modelli possiamo fare un crash test digitale di questi animali. Possiamo provare comportamenti diversi. Possiamo mettere dei limiti sul loro modo di comportarsi e capire a cosa si erano meglio adattati. Rowe e il suo team poi hanno fatto lo stesso per un leone moderno, ricreando un facsimile perfetto del re degli animali. Poi hanno sottoposto il dente a sciabola e il leone digitale a una sfida di morso. In molti pensavano che lo Smilodon, con il corpo muscoloso, avesse un morso molto potente, forte almeno quanto quello di un leone di dimensioni comparabili. Ma la sfida ha prodotto un vincitore a sorpresa. I primi risultati ci dimostrano come lo Smilodon avesse il morso di un gattino. Per un maschio o una femmina di quelle dimensioni, il morso era molto debole. La potenza era circa la metà di quella di un leone delle stesse dimensioni. Per fare un doppio controllo, il team ha dato allo Smilodon digitale la stessa potenza di morso di un leone moderno. L'abbiamo fatto e la mascella dello Smilodon si è rotta. Non può gestire un morso di quella potenza. Alcuni punti non si avvicinano al punto di valore, ma lo superano. La mascella debole limita in maniera considerevole il modo in cui lo Smilodon poteva uccidere le sue prede. A quanto pare, quindi, lo Smilodon, che pesava più di un leone, aveva la potenza di morso di un grosso cane, nulla di più. Nei carnivori viventi esiste un forte legame fra la potenza del morso e le dimensioni dell'animale che un predatore può uccidere. Più forte il morso, più grande il pasto. Ma se la tigre dai denti a sciabola aveva un morso debole, come poteva uccidere prede così grosse? Da quando sono stati riportati alla luce i primi resti perfettamente preservati di Smilodon dalle pozze di catrame di La Brea a Los Angeles nel 1875, gli scienziati hanno cercato di ricostruire il modo esatto in cui lo Smilodon utilizzava i suoi canini extra large. Nonostante il morso debole, sappiamo che mangiava animali grossi come bisonti e perfino mammut e bradipi. Perciò è presumibile che i denti dello Smilodon fossero un adeguamento per uccidere prede giganti.
Anche i leoni africani però possono abbattere grosse prede e i canini non sono così lunghi. I denti dello Smilodon allora dovevano avere un vantaggio particolare, essere usati in una tecnica di caccia molto diversa da quella dei felini moderni. In confronto alle tigri dai denti a sciabola, i grossi felini moderni hanno canini più corti ma più robusti e di forma conica, che usano per afferrare la preda e abbatterla a terra. I grossi felini, come i leoni, uccidono le loro prede più piccole mordendole sul collo. Ma con le prede più grosse, i loro denti di solito non penetrano la pelle. Perciò preferiscono soffocare le vittime, serrando i denti attorno all'arteria carotidea e facendo perdere i sensi alla preda nel giro di pochi secondi. Il cranio più massiccio del leone moderno, con la mascella potente, è chiaramente progettato per assestare un morso letale diverso da quello del dente a sciabola. Il leone africano ha questi canini relativamente arrotondati nella sezione trasversale. Sembrano delle mollette in confronto ai coltelli che escono fuori dalla mascella di questo animale. Le sciabole sono molto lunghe, molto strette viste di fronte e molto larghe viste di lato. Ma queste zanne hanno delle limitazioni. I canini dello Smilodon erano armi affilate e pericolose, non adatte alla caccia violenta attuata dai leoni. Le sciabole erano forti nei movimenti avanti e indietro, ma relativamente deboli e fragili nei movimenti da lato a lato. E questa debolezza significava che c'erano dei limiti su dove i denti a sciabola potevano mordere le vittime. Se i canini restavano incastrati fra le ossa di una preda che si dimenava, lo Smilodon poteva anche perdere un dente. Non credo che un attacco lungo la colonna vertebrale avrebbe avuto un senso per lo Smilodon, per via di quelle enormi sciabole molto delicate. Il rischio di rottura era molto alto in un impatto contro qualcosa di forte, soprattutto lateralmente. Perciò, se affondavano i denti nella schiena di un animale, era probabile che incontrassero una vertebra e si spezzassero. Sta emergendo un quadro di un cacciatore incredibilmente specializzato. Si nutriva di prede molto grandi, ma aveva un morso relativamente debole con zanne e denti troppo delicati per abbattere la preda senza rischiare di romperli. Andando per esclusione, sembra che la chiave dell'attacco del dente a sciabola fosse lottare corpo a corpo per abbattere la preda prima di infliggere il colpo finale. Doveva abbattere l'animale e immobilizzarlo. I grossi animali a quattro zampe sono difficili da affrontare quando stanno in piedi. Questo stile di attacco da lottatore è confermato da un grosso numero di ossa di Smilodon che mostravano gravi lesioni nella parte inferiore della schiena. Questo indica un forte stress applicato su quella regione, come quando si tenta di sollevare pesi o tirarli giù ancorando la parte posteriore a terra. Questo può provocare una torsione lombare o della parte inferiore della schiena. È lì che troviamo segni di lesioni nello Smilodon. Ma questo ancora non spiega la vera utilità dei denti enormi dello Smilodon. I felini moderni attaccano con il loro morso, ma uccidono soffocando, stringendo i denti attorno alla gola della preda. Possono volerci dai 10 ai 15 minuti per far soffocare a morte un animale dalle dimensioni di un bufalo. Un tempo molto lungo in cui la mascella del felino deve rimanere serrata. Con dei denti come quelli dello Smilodon, questa tecnica sarebbe stata fisicamente impossibile e pericolosamente lenta. Il dottor Rowe pensa che i denti del cranio dello Smilodon siano fatti per uccidere velocemente. Ritiene che in un feroce mondo preistorico, con tanti altri grossi carnivori in competizione per la stessa preda, il tempo fosse essenziale. Se una tigre dai denti a sciabola non uccideva in silenzio e soprattutto in fretta, avrebbe attirato l'attenzione di tanti altri predatori mostruosi che avrebbero cercato di rubargli la preda. Un solo Smilodon poteva essere in grado di spaventare un piccolo numero di Canis dirus, ma la situazione si sarebbe totalmente capovolta se un grosso branco di lupi avesse attaccato uno Smilodon su una preda.
E c'erano rivali ancora più temibili, come il gigante leone americano, che poteva essere grande addirittura il doppio di uno smilodon. E poi c'era l'enorme orso dalla faccia corta, alto fino a 4 metri sulle zampe posteriori, il più grande e minaccioso carnivoro in circolazione. Sembra che questi mostri fossero ladri esperti che si nutrivano intimidendo altri predatori per convincerli a cedere le loro vittime. L'orso dalla faccia corta era così grosso che anche di fronte a diversi smilodon su una preda avrebbe prodotto un simile risultato, la fuga dello smilodon. Lo smilodon, per quanto formidabile, non era l'esemplare più forte. Perciò, per uccidere un animale in fretta, aveva tanti vantaggi potenziali. Secondo me è questa la vera particolarità dello smilodon. La legge della giungla qui non era uccidi o vieni ucciso, ma uccidi più in fretta che puoi. Ma come infliggeva questo morso letale? È il momento di una lezione di anatomia preistorica. 10.000 anni fa in Nord America la competizione per la carne fresca era feroce. La tigre dai denti a sciabola aveva zanne letali progettate per uccidere le grosse prede con la velocità di un fulmine. Doveva essere in grado di indirizzare le sue sciabole esattamente dove potevano infliggere il danno più letale, con la giusta potenza e in maniera precisa sul bersaglio. In natura ci sono poche seconde occasioni. Lo smilodon aveva un collo molto forte, una mascella debole, ma un collo molto potente. I muscoli del collo erano usati per inarcare quei denti e affondarli nella preda, provocando danni enormi, uccidendo la preda velocemente. Lo smilodon poteva spingere il cranio verso il basso mentre sollevava la mascella inferiore. Quindi sollevava la mascella inferiore e abbassava il cranio, spingendolo nella preda contemporaneamente. Questo indica che l'animale si era adattato per mordere con un sistema diverso, che non vediamo nei felini di oggi. La domanda resta: come? E altrettanto importante, dove lo smilodon affondava le zanne nelle sue vittime? Esistono due teorie: squarciava la gola oppure infliggeva un morso nelle viscere della preda. William Akersten, direttore della sezione paleontologia dei vertebrati presso il Museo di Storia Naturale dell'Idaho, ritiene che lo smilodon optasse per il ventre. Lo smilodon non può infilzare la preda con i canini perché urterebbe la mascella inferiore, colpendo per prima la vittima e rischiando di rimbalzare indietro. Perciò la teoria di Akersten suggerisce che le sciabole erano usate per infliggere un cosiddetto morso da taglio, una lunga ferita sull'addome della preda. La mascella inferiore premeva contro la preda e poi il cranio veniva abbassato verso la mascella inferiore. A questo punto aveva una lama piatta con cui tagliare. Poi, mentre la mascella si chiudeva ulteriormente, questa si muoveva geometricamente all'indietro e allungava il taglio. Ma altri esperti ritengono che sia assolutamente impossibile che lo smilodon attaccasse il ventre di un grosso animale come un bisonte. Da bambino lavoravo come cowboy in un grosso ranch. Quando lavori con il bestiame, impari subito che non devi lavorare vicino alla parte posteriore. Devi sempre cercare di controllare la testa. Con mascella e denti relativamente delicati, lo smilodon rischiava gravi danni puntando a un attacco basso al ventre. Anche se riusciva a penetrare per uccidere, le zampe della preda, muovendosi, potevano essere ancora molto pericolose. E c'è un altro problema. Anche con quelle lame gemelle, lo smilodon non era in grado di fare male senza mordere. Il problema è che lo stomaco ha un diametro troppo grande per entrare nella bocca. Nonostante i denti lunghi, il morso dello smilodon non è molto profondo. E questo perché la mascella inferiore sta in mezzo. L'animale riesce a prendere soltanto una parte di pelle. Magari riesce a tenere a bada la sua preda per un po', ma non può certo ucciderla così perché non riesce a morderla. Nessun felino moderno attacca la preda allo stomaco. Punta sempre alla gola per uccidere. E molti scienziati ritengono che l'unico modo logico in cui uno smilodon potesse uccidere fosse di puntare alla gola.
Il collo è più accessibile e meno difeso rispetto all'addome di una qualunque grossa preda. E i denti dello Smilodon sembrano evoluti perfettamente per uccidere all'istante. Non c'è dubbio che una volta lacerata un'arteria principale o la trachea, l'animale muore più in fretta di quando cerchi di strangolarlo. È ovvio. Il collo contiene più vasi sanguigni vitali. Si uccide più in fretta e con più efficacia mordendo il collo rispetto allo stomaco. Martin crede che i denti a sciabola fossero progettati per uno scopo molto specifico: tagliare la gola alla preda. Ritiene che i canini dello Smilodon funzionassero quasi in modo identico al coltello curvo di un killer. La cosa interessante di questo coltello è che l'estremità tagliente è all'interno della curvatura. Con un coltello curvo come questo, spingendo e muovendolo lungo la curvatura, si ruota la lama mentre si sta pugnalando. Perciò la morte è istantanea. Il professor Frank Mendel è affascinato anche da un altro mistero: come la tigre dai denti a sciabola uccidesse la sua preda. Per dimostrare e comprendere come veniva inflitto questo morso letale, Mendel ha costruito un modello biomeccanico di mascella di Smilodon. Suppongo che lo Smilodon infilzasse i denti nel collo, tagliasse i vasi sanguigni e poi ritirasse i denti. Non vedo la necessità di uno sforzo extra per tagliare la gola, perché non avrebbe inflitto danni ulteriormente letali all'animale. Questa è laparoscopia contro chirurgia. Il minor danno necessario. In questo rifugio per grandi felini a Bridgeport, Texas, una tigre dai denti a sciabola morderà di nuovo. Il Centro per la ricerca e l'educazione degli animali è un luogo sicuro per grossi felini maltrattati e abbandonati e una risorsa per la comunità scientifica. È qui che Mendel può trovare una preda per il suo predatore di metallo. È progettato per simulare in maniera accurata il morso di un qualunque carnivoro. I denti sono basati su questo esemplare di Labrea. Gli stessi dettagli, la stessa forma, le stesse dimensioni. Tutto. Tra le carcasse già marchiate sull'orecchio per essere date in pasto ai grossi felini del centro, Mendel userà una mucca per avvicinarsi alle dimensioni e proporzioni di una delle prelibatezze preferite dello Smilodon, il bisonte. La maggior parte degli animali usati è morta per cause naturali. In altri casi si tratta di animali molto malati, sottoposti ad eutanasia. Forza! Il primo esperimento sarà provare a simulare il cosiddetto morso sull'addome. Comincia il test. Così. I ricercatori fanno vari tentativi, ma qualunque angolazione usino, non riescono a mordere in profondità. Spinge allontanando la lama. La mascella inferiore impedisce ai canini di trovare l'angolazione per sferrare un morso profondo. È completamente chiusa. La bocca è piena di pelle e nient'altro con cui infilzare, se non gli incisivi inferiori. Un dente a sciabola dello Smilodon non è un incidente della natura. L'aspetto ha una ragione letale. Ma le armi non funzionano senza tattica. E le tecniche per uccidere dello Smilodon sono ancora un mistero. Il test meccanico del professor Mendel, però, suggerisce che un dente a sciabola potrebbe penetrare appena l'addome di un animale. Quindi, come fa a raggiungere gli organi vitali? Ok, giù. Il prossimo bersaglio è il collo. La squadra si aspetta che lo Smilodon meccanico non abbia problemi nel mordere qui. Spegni. Ma c'è un'altra domanda. Quanta pressione è necessaria nel morso affinché i denti riescano a tagliare fino in fondo? I modelli al computer mostrano che lo Smilodon non aveva un morso molto potente, ma i test meccanici lo confermeranno? Anche con una preda immobile non è così facile. Ma dopo diversi tentativi, la macchina di Mendel finalmente penetra nel collo della carcassa di mucca. Oh, è andato, è passato.
Qui vediamo che entrambi i denti sono penetrati in profondità nel collo. La prossima domanda è: hanno preso un punto vitale, come un'arteria principale? Misurando la forza del morso di questo modello, il team scopre anche che la precisione era l'arma segreta dello Smilodon e non la potenza. Non hanno dovuto mordere con tanta forza per penetrare la pelle, recidendo dei vasi sanguigni vitali. Servono fra i 100 e i 140 kg per penetrare la pelle degli animali. Considerato che gli umani possono generare una pressione di morso di 140 kg, io credo che un felino medio potesse farcela tranquillamente. Una volta agganciati i denti, i vasi sanguigni possono essere tagliati con le estremità serrate, mosse in avanti o indietro. Secondo Mendel, se i denti tagliano entrambe le vene giugulari, la preda muore dissanguata in pochi minuti. Ma se recidono le arterie carotidee, l'animale muore praticamente all'istante. Quindi, una volta atterrata la preda, lo Smilodon poteva facilmente penetrare nel collo anche degli animali con la pelle più spessa. Il test biomeccanico suggerisce come fosse quasi impossibile per le tigri dai denti a sciabola infliggere un morso letale sull'addome degli animali più grossi di loro. Ma per quelli a favore della teoria del morso all'addome, il test del dottor Mendel non sarebbe conclusivo. Tuttavia, anche se il morso al collo era solo una delle tattiche potenziali di un predatore versatile, questo esperimento conferma che i canini dello Smilodon erano perfetti per uccidere, con un morso rapido al collo della sua preda. Poteva avere approcci diversi per gli animali di taglia diversa, o magari dipendeva dalla situazione del momento. Fondamentalmente, comunque, usava gli artigli per atterrare la grossa preda e l'esercitava la forza nella parte anteriore sul collo dell'animale. Il test mostra anche che questi denti specializzati avevano delle limitazioni. Ed è proprio questa specializzazione che potrebbe aver condotto alla scomparsa delle tigri dai denti a sciabola. Per quasi 2 milioni di anni, lo Smilodon, con i suoi canini che tagliano gole da 18 centimetri, è stato uno dei predatori dominanti del Nord America. Che il morso fosse inflitto sul collo, sul ventre o in altri punti, il dente a sciabola era una macchina per uccidere. Ma circa 10.000 anni fa, lo Smilodon scomparve dal paesaggio preistorico. La sua estinzione è un mistero. Circa nello stesso periodo della sua scomparsa, arrivarono sulla scena altri grandi predatori. E arrivarono su due zampe, anzi, gambe. I primi cacciatori probabilmente arrivarono attraverso il ponte di terra fra Russia e Alaska. Alcuni ritengono che siano stati loro a sterminare le tigri dai denti a sciabola. Ma non esistono prove che gli umani abbiano cacciato attivamente questi animali. Infatti, non ci sono dimostrazioni di interazioni fra umani e Smilodon. Perciò sembra più probabile che abbiano tenuto alla larga questo predatore temibile. Queste due specie probabilmente si evitavano a vicenda. Sono sicura che gli umani trovassero piuttosto minaccioso lo Smilodon. Ma i primi uomini avevano una cosa in comune con lo Smilodon. Apprezzavano la stessa carne, ma ce n'era in quantità limitata. Anche se l'allora piccola popolazione umana non può aver mangiato tutta la selvaggina, potrebbe aver dato inizio a degli inesorabili eventi di estinzione, spingendo lo Smilodon incontro al suo destino. La tarda era glaciale fu un periodo duro per predatori specializzati in grosse prede. E non fu solo la tigre dal dente a sciabola a scomparire. I numerosi branchi di Canis dirus scomparvero nello stesso periodo e gli ultimi ad andarsene furono gli orsi giganti dalla faccia corta. Una teoria recente suggerisce che a innescare l'estinzione di massa nel Nord America possa essere stata una cometa. Nessuno può dirlo per certo, ma il clima si riscaldò e divenne molto più secco. Il mondo cambiò, passando dalla foresta a un paesaggio aperto di grandi praterie erbose. Gli abitanti di queste praterie, i mammut e i bradipi terricoli, cominciarono a morire. E con meno prede diminuivano anche i predatori.
L'unico animale grande abbastanza per una tigre dai denti a sciabola, o per il leone, era il bisonte americano. Ma i bisonti americani cambiarono da bisonti di foresta a bisonti di prateria, e le praterie erano un habitat non adeguato per i felini, anche quelli moderni. La situazione era questa. C'era la preda adatta, ma viveva in un'area dove non si poteva catturare. E lo Smilodon era un cacciatore così specializzato sui grossi animali che non poteva adattarsi a prede più piccole. Lo Smilodon non poteva neppure mordere un coniglio, perché quei denti non erano adatti. La creatura che aveva le migliori armi per uccidere grossi animali era troppo equipaggiata per il nuovo mondo. È un animale che si è adattato meravigliosamente ad atterrare i grossi animali e a ucciderli rapidamente. Ma purtroppo non è adatto a nient'altro. Forse è questo il motivo per cui lo Smilodon oggi non c'è più. Oggi l'animale più vicino a uno Smilodon è il leopardo nebuloso del Borneo, un felino di media taglia che vive sugli alberi con canini insolitamente lunghi. Questo leopardo non è un diretto discendente della tigre dai denti a sciabola, ma è la prova vivente che le caratteristiche letali dello Smilodon possono essere ancora usate come arma per uccidere con precisione. Il mondo naturale di oggi ha reso queste caratteristiche tutt'altro che obsolete. L'arte di uccidere tende sempre alla perfezione e con le giuste condizioni la tigre dai denti a sciabola potrebbe evolversi di nuovo.